Dicevo, la galleria segue due filoni che sono quelli fondamentali degli artisti più storicizzati e quelli invece più contemporanei, quindi di fatto qua abbiamo quelli più contemporanei che si ispirano alla pop art in alcuni casi, oppure ad arte più grafica come questa artista che si chiama Lores Dogana, che infatti non usa i colori proprio in contrapposizione con l'arte pop, ma usa un tratto grafico molto preciso e usa il bianco e nero, ultimamente ha inserito poi dei colori, mentre invece questi sopra che vediamo si chiamano uno Yux, questi tre con i Beatles, Muhammad Ali e Marilyn Monroe, che sono appunto tre icone molto pop, quindi usa colori e icone pop, e invece quest'altro artista si chiama Tosh e invece al contrario lui rappresenta pubblicità vintage, quindi questi visi di pubblicità vintage però rappresentati appunto con colori molto pop. Invece qui è sempre un artista contemporaneo che si chiama Giancarlo Prandelli, si ritorna un po' sul classico, lui è di chiara ispirazione leonardesca, quindi tutta la sua vita ha rappresentato Leonardo da Vinci, l'ha studiato nei simbolismi e quindi lo riporta alla luce, essendo poi questo l'anno dei 500 anni della morte, e lo studia i suoi simboli che nelle opere di Leonardo erano nel retro dell'opera, erano un po' nascosti, lui invece li riporta in primo piano e li centralizza rispetto all'opera. Invece di qua ci sono delle opere diverse. E c'è anche la famosa cena, ultima sì, cena. Sì, la troviamo in fondo perché poi c'è un'altra sala dedicata a lui. E però invece qui, rimanendo sempre sui contemporanei, ci sono anche due artisti interessanti. Lui è Noba, quindi sempre contemporaneo, giovane, emergente. Lui invece è uno street artist, quindi partito con gli animali, questi due infatti appartengono un po' al primo momento, primo periodo di questo artista, e poi piano piano si è spostato, quindi la tela ha preso sempre più sopravvento sul resto, e infatti gli elementi che prima erano gli animali eccetera qua diventano dei fiori molto poveri, perché lui ama molto l'elemento naturale, qualcosa che ha a che fare proprio con la strada, con l'elemento più street appunto della street art, quindi rappresenta le tele come dei muri e l'elemento rappresentativo diventa sempre più piccolo e sempre più umile, quindi in questo caso c'è il giglio, ma proprio visto con la radice, c'è il carciofo, che proprio sono elementi particolarmente umili. E anche i materiali usati sono tutti di riciclo, infatti qua usa un cartone, usa del legno, tutti diciamo pezzi che dovevano essere buttati fondamentalmente. Invece qua c'è Enrico Panbianchi, che ha uno stile molto dark, però è humor dark, quindi all'inizio può sembrare inquietante, ma questa inquietudine in realtà è ironica, quindi rappresenta icone come Kennedy, fino anche ai grandi commenti, ai grandi artisti, soprattutto spagnoli, che lui ama molto. E quindi abbiamo Goya, Velázquez, insomma tutti i più grandi spagnoli, da lì, qua c'è anche da lì. E poi ancora qua Tosh, che abbiamo detto già prima, molto colorato, e poi andando invece avanti andiamo, no, e poi andiamo verso gli storicizzati. Questa è un'opera unica di Bai, molto bella, del 56, pubblicata su catalogo, una piccolina, una piccola chicca. E qui andiamo verso, cioè questo è sempre Tosh, che usa sempre questi colori. E poi andando avanti ci sono anche due artisti contemporanei che sono Cerutti, che è questo ragazzo che fa delle cose molto astratte e usa molto l'oro, l'argento, il bronzo, quindi molto aulico, e infatti le sue opere si chiamano Arcangelo, Raggio, Angeli, quindi è molto ascetico. E invece quest'altro artista che si chiama Julian T riprende un po' Pollock, quindi fa proprio l'action painting, quindi questi schizzi sono creati attraverso il lancio di sfere di vetro che poi si aprono, si rompono e fanno fuori uscire il colore, quindi questo crea il suo gesto artistico, come appunto faceva Pollock.
Il Apollo che era sempre ubriaco. Mi... No, lui no, lui si mantiene dignitosamente, va tranquillo. E invece qua, ecco, qui siamo proprio nella parte storicizzata, quindi da destra in avanti troviamo grandi nomi come può essere Schifano, che troviamo qui alle nostre spalle, con delle tipiche grafiche sue. Oppure andiamo su Dalì, Guttuso, Picasso, Miró e Bai. Abbiamo ancora lì un'opera unica di Bai molto bella che è appena stata esposta, una mostra che abbiamo tenuto qui il mese scorso, questa bellissima opera di Bai, opera unica del 66. E prima delle medaglie. Esatto, però già era presente proprio la passamaneria, tutti quelli che sono gli elementi importanti di Bai, insomma. Abbiamo qualcosa di Rotella, Mimmo Rotella. E Dalì, molte opere grafiche di Dalì, questo è tutto dedicato a Dalì. Se uno volesse arredarsi la casa, qua riesce a trovare varie cose interessanti. E poi nella prossima sala anche qui troviamo artisti un po' più conosciuti, quindi ci sono opere grafiche di Klimt, di Dürer, di Goya, quindi qua andiamo ancora più in là nel tempo. E poi artisti invece un po' più contemporanei come Meloniski da Villa Cidro, Faccincani, Lodola, che sono comunque dei nomi abbastanza, tra i contemporanei abbastanza conosciuti. Eccoci, sì, ci sono tante cose. E qua sono invece gli storicizzati italiani, quindi Treccani, Cascella, Gonzaga, Fiume, Brindisi, proprio i nomi che negli anni 60, 70, 80 in Italia avevano comunque avuto un grande successo. E l'ultima sala ritroviamo Prandelli, quindi Leonardo da Vinci, e qua c'è l'ultima cena, famosissima l'ultima cena, molto grande, che lui aveva fatto a modo suo, riprendendo alcuni dettagli del quadro. Ma qua vedo la figura femminile o... Sì, è la figura femminile, infatti lui reinterpreta. A primo acchito può sembrare semplicemente una copia di Leonardo da Vinci, in realtà c'è proprio un'interpretazione dei simbolismi all'interno delle opere di Leonardo da Vinci, quindi si trovano degli elementi diversi o comunque si va su dei dettagli. Infatti per esempio qua troviamo molto presente il pane, il vino, la frutta, che sono elementi chiaramente che contengono una serie di simboli, no? Che, sì, per la storia delle mani. Anche la storia delle mani, infatti sono molto evidenziate le mani in quest'opera, infatti questo è un dettaglio, questo è un altro dettaglio, alle nostre spalle c'è un altro dettaglio ancora, che è questo. Quindi sono vari studi, ecco, che lui fa, in questo caso dell'ultima cena, ma lo fa proprio di tutte le opere di Leonardo da Vinci. Infatti abbiamo proprio tanti tanti bozzetti, che lui lavora proprio con i bozzetti, e quindi è il cinquecentesimo quest'anno, esatto, infatti l'abbiamo voluto tenere qua in galleria proprio perché questo è l'anno di Leonardo da Vinci, quindi l'abbiamo voluto, ecco, ricordare e celebrare così. Questo signore, che è vivente, ha fatto anche un suo codice, quindi ha creato proprio un suo codice studiando appunto i simbolismi, eccetera, e è molto complicato da spiegare, io non so neanche spiegarlo bene perché è proprio un linguaggio che lui ha creato e che inserisce nelle sue opere. Infatti qua ogni opera ha comunque sotto una didascalia fatta con questo suo codice. Ecco, però non vedo che scrivere il contrario. No, ecco, il contrario no, è normale. Ci ha semplificato la vita. Normale, normale, esatto. Però insomma, è così. E ci sono tanti suoi bozzetti di tutti i tipi, con tanti soggetti diversi, dai cavalli, alle donne, alle acconciature,
gli elementi invece più tecnici come i cannoni, le catapulte, no? Che appunto Leonardo aveva studiato, dei meccanismi, cioè di tutto, perché poi Leonardo era chiaramente... La signora con... sì, la Cecilia Gallerani, appunto, che era la dama con l'ermellino, che è veramente esistita, si chiamava Cecilia Gallerani nella realtà storica dei fatti, insomma. La Leda con il cigno, un altro elemento pieno di simbolismi, Leonardo stesso, anche lì, contornato da una serie di simboli, quindi lui, per lui i simboli sono importanti, cioè spiegano proprio l'opera. Sì, la critica moderna sembra che attribuisca a Leonardo solo e esclusivamente i simboli. Esattamente, esattamente. Lui cerca di spiegarli a modo suo, però anche lui è complicato nel suo linguaggio, quindi anche questo suo codice che dovrebbe svelarci i simbolismi di Leonardo in realtà è anche lui complicato, no? Quindi non è così semplice. Sì, non semplifica la vita, no. Però, però fa il suo lavoro. Esattamente. Yeah. Manca la Gioconda che è a Parigi. Lì c'è la Gioconda, eccola lì. No, assolutamente lui ha fatto di tutto. Cioè tutto il repertorio di Leonardo è presente nelle sue opere, cioè di tutto. Perfetto, anche lì. Sì. D'accordo. Ecco, più o meno, ecco, presentato alla galleria. Lei è stata gentilissima, e è un tesoro nascosto, perché da via Pisacane non si capisce che, lo sappiamo, che sotto, e quindi una certa rivalutazione nel senso di farla conoscere. Sì, cerchiamo di mettere delle immagini esplicative dalla vetrina, ma non rende l'idea di quello che c'è fuori, insomma, è molto quello che c'è dentro, quindi è molto grande lo spazio, c'è di tutto, insomma. I miei complimenti. Grazie.